Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Se sentite un po' di rumore di sottofondo, non vi preoccupate, è il mio vicino e mia nonna che stanno parlando, ovviamente in momenti poco opportuni e come se non lo facessero mai, ma vabbè, non importa. Vi devo mostrare assolutamente che cosa c'è dentro alla No Makeup No Life, la box giapponese coreana del mese di settembre, anche perché siamo già il 9 settembre? No, 8 settembre. E mi è arrivata in questa settimana, l'8 settembre, domenica, e deve essere assolutamente messa nel canale perché cerco sempre di mettervela nell'arco del mese. Quindi, io l'ho già aperta. Questa box mi è piaciuta un po' meno perché la trovo un pochino povera per i miei gusti, però quello che io non ho fatto, a parte che la box si presenta sempre uguale, identica, con un foglietto che racchiude i prodotti e l'hashtag con la frase e la spiegazione, che è una box coreana e giapponese. Quello che non ho fatto, vi stavo dicendo, è la lettura del libricino che vi spiega un po' i prodotti che sono contenuti all'interno di questa box, più il l'oroscopo, che però vi tengo a fine video perché ultimamente l'ho sempre letto all'inizio, e quindi no, questa volta ve lo leggo a fine video. Happy September, No Makeup No Life Femi. Vabbè, ovviamente anche in questo caso nessuna foto mia, ovviamente. Scan me for a surprise. Provateci. Io sinceramente no, perché non mi interessano le sorprese, almeno fate così. E vediamo subito la prima facciata di prodotti. Ce ne sono ben 4 e sono tutti questi. Ovviamente non troverete tutto, ma un prodotto per ogni categoria. Quindi qui abbiamo 3 prodotti coreani e uno giapponese. Il primo, il numero 1, è una confezione di cerotti per il naso della Etude House. Questo qui al tè verde e basta, semplicemente. Poi dopo io il coreano non lo so. Tè verde sempre per il naso, ovviamente questi si fanno subito perché c'è solo un cerotto all'interno della confezione. Qui dice: tieni il tuo naso morbido e pulito con questo pack cerotto per il naso, chiamiamolo così, di Etude House. Il patch peel off rimuove i punti neri e la pelle morta, mentre il tè verde, l'estratto di tè verde, racchiude i pori. Ecco, non mi veniva il termine, ma ce l'ho fatta. Il secondo prodotto, poi non c'è nient'altro da aggiungere. Il secondo prodotto, sinceramente, non so se è un prodotto che terrò o meno, è un tools. C'è sempre un tools, c'è sempre quindi un accessorio all'interno di questa box. È un piegaciglia rosa mini. Io ho già un piegaciglia, ma comunque è un prodotto che non vado più di tanto ad utilizzare. Si chiama Spring Eyelash Curler, quindi un piegaciglia, chiamiamolo così, incurvante, Spring. Allora, Spring io non so se sia il nome del marchio, ma io credo sia Compact, questo qui sotto, e non capisco perché mettano questo prodotto se settembre comunque è il mese che introduce l'autunno. Bah, vabbè, non importa. Questo super piegaciglia rosa carino, cute, vabbè, figo, vi dà un'elegantezza, insomma, le vostre ciglia le apre, no, e apre gli occhi incurvando le ciglia verso l'alto. Vabbè, che spiegazione per un piegaciglia, cioè più di questo cosa volete che faccia? Certo non farle crescere, non ha sicuramente un meccanismo che riscalda per avere la messa in piega delle ciglia, però io ne ho già uno, non lo utilizzo tanto, ho quello di Ebu che ho preso all'Illa Pua, l'Illa Mua, ma questo lo darò via sicuramente in qualche regalo che farò per voi di prodotti di queste box che ho doppioni o che comunque non vado ad utilizzare. Glam Fox, un
Fluorescent Lip Glow, quindi abbiamo dei bulo cacao con i fiori. Adesso io questo lo voglio recuperare, questo è l'unico prodotto che avevo proprio aperto perché ero curiosa come una scimmia. Eccolo qui, questo è il pack con tutta la stampa, non vi so dire pao né niente, è tutto scritto in coreano. Tra l'altro oggi non ho neanche visto il video di Seoul Mafia, e di solito lui fa uscire i video di domenica, quindi appena finisco, ma no, dopo devo farmi anche i video dei prodotti finiti. Vediamo se è un video breve, che di solito lui fa 10-15 minuti, vado a vedermi facendo una pausa il video. E ho questa specie di burro cacao con un fiore giallo all'interno, sembra tipo camomilla. Mi fa un certo che, perché non capisco se sia vero oppure finto, e non capisco come, essendo stato colto, rimanga giallo all'interno e non sia appassito e cambiato colore. Vabbè, è una fase chimica, non so, che non riesco a darmi una spiegazione. Figo, tutto quello che volete, non so se lo terrò perché so che questo genere anche Sephora rivende qualcosa, ma non ho mai preso. Cioè, sono belli da vedere, però da darci dei soldi, bah, non è che mi ispira. Quanto è figo, carino, questo lipstick col fiore? Questa frase non la capisco. We could stare at them forever. Possiamo costare con loro per sempre, ma non è questa la traduzione di sicuro. Come rendere più speciale le vostre labbra, diciamo, dipendendo dalla temperatura del corpo. Ah, quindi reagisce alla pH del corpo. Questo non l'avevo capito. Ok. Nella tua box arrivano 6 tipi differenti di fiori, di design di fiori, con una colorazione rosata. Ecco, allora questo mi interessa sinceramente, sono abbastanza curiosa. Perdonatemi per la luminosità, ma si stanno aprendo le nuvole, parrebbe che il tempo stia migliorando, però vabbè, vi tengo così, non credo vi possa dare più di tanto fastidio. E poi tra l'altro, quando esporto le tracce dei video, hanno sempre un tono e mezzo un pochino più scuro rispetto alla normalità che io vedo nel display. The Yeon Rose Lips, qui abbiamo due colori, a me è capitato quello più rosso, non quello più marrone, questo qui. Effettivamente non so che cosa sia, cioè vedendo così mi sembra un cera, mi sembra un burro cacao, effettivamente lo sarà anche, perché sì, è un burro cacao perché si apre a pottino. Oh, vediamo. Sì, Rosy Lips from Korean brand The Yeon comes in 3 trendy colors, S101 Orange Honey, per fortuna non mi è arrivato l'arancione, S102 Lady Rose e S501 Terracotta. Che colore è questo? Ecco, io ho il Terracotta, quindi S501 Dried Rose, un rosa morto. Dried, no, ma dried non è morto. Oggi con l'inglese non ci sono, scusate. E vi può comunque costruire il colore, perché proprio c'è scritto buildable formula makes it suitable for both your lips and cheeks. Ok, si può anche utilizzare sulle guance, quindi è un doppione che avevo ricevuto in qualche mese fa di prodotti in crema che posso utilizzare sia sulle guance sia sulle labbra. Va bene, vabbè, due non fanno male, per fortuna è mini scriccio. Diciamo che può essere un prodotto da farci un buco per la rubrica che faccio io. Questa è un'altra pagina. Qui invece abbiamo il contrario, 3 prodotti coreani e tre prodotti giapponesi e uno coreano. Il numero 5, Yoteki 10 Seconds Morning Sheets. Ok, queste sono delle salviette da utilizzare ogni mattina, che bisogna utilizzare per la routine,
vediamo, pulire e nutrire la pelle nello stesso tempo. Poi ti rende subito pronta. Ci sono 32 salviettine all'interno di un pacchetto, e nella versione o moisturizing o refreshing. Last you a whole month, quindi per farmi compagnia per tutto il mese. Io che cosa ho ricevuto? Sapete che non lo so. Comunque ha una chiusura pare ermetica, perché sento che c'è della plastica qui, e la cosa mi piace. Tra l'altro mi pare di notare che siano fatte tonde, come è disegnato qui sotto dalla donnina che si sta facendo la detersione del viso. Tre modi, e qui mi dispiace, ma non ho la conoscenza degli ideogrammi cinesi, scusatemi, giapponesi. Ho detto un'eresia. Penso sia come se mi dicessero che l'alfabeto russo è l'alfabeto greco. No, mi verrebbe da spaccare il muso, nel senso buono, ovviamente. The sheets from morning. Skincare can be finished in 10 seconds. Vabbè, l'unica cosa che so leggere perché è in inglese. Quindi, ok. Il sesto prodotto è un altro prodotto di Etude House. Oggi, no, ma in questo mese ci hanno deliziato con tanti prodotti Etude House. E sono delle maschere per il viso. Ce n'erano 4 di disponibili: una al fiori bianchi, una alla rosa damascena, una alla camelia, che ho io tra le mani, e una al cherry blossom, quindi ai fiori di ciliegio. Mask as light as air, quindi sheets mask come luce, come aria. Queste super tin, quindi maschere nutrienti di Etude House, si mettono sopra il viso, ovviamente. Nella box arrivano in queste 4 varianti che vi ho elencato e vanno lasciate 10-20 minuti per fare in modo che la pelle assorba il prodotto. Questa qui viene fatta a Seoul, il PAO non lo so, però c'è scritto in inglese di fianco use immediately after opening, quindi è un prodotto che va utilizzato subito dall'apertura. 20 ml di prodotto, e questo è come funzione lifting e radiance. Quindi per rendere radiosa la pelle e anche liftarla. Perdonatemi se mi sono un attimo pulita il naso, ma il raffreddore dimora in me da un paio di mesi a questa parte. E poi ho gli ultimi 2 prodotti di un marchio che vi ho già citato in qualche box passata, che si chiama Crayon Touch Me. E uno è un mascara e uno è un mascara top coat. Allora, io oggi sto utilizzando anche il rosso, che secondo me si è seccato, che avevo trovato in diverse box fa. Quindi sinceramente non capisco perché mi abbiano messo ancora dei mascara di questo marchio. Potevano mettermi qualcos'altro di differente. Infatti, questi 2 prodotti io sinceramente non so neanche se tenerli e metterli da parte per un futuro giveaway. Ad ogni modo, c'è un prodotto per quanto riguarda la base, quindi il mascara nero, e poi il top coat da mettere sopra. Non mi interessa più di tanto provarli, non mi interessa neanche più di tanto tenerli, perché io ho già visto con il rosso che ho ricevuto diversi mesi fa che la qualità non è proprio quello che è, e mi auguro e spero che se ve li regalerò non siano una ciofeca come ho potuto riscontrare io, sinceramente. E basta, non mi pare neanche il caso di farvi la traduzione, perché sono dei tre mascara. Uno, quello nero, è in versione o volume o allungante o per le ciglia esterne. Io questo non lo so, sinceramente. Volume, quindi anche per fortuna è capitato un mascara che può essere utile, perché per le ciglia esterne sono un mascara di quel tipo. Ah. E questo qui invece ha solo un unico colore, sinceramente non so neanche che tipo di colore, e non ve lo voglio aprire perché lo voglio tenere chiuso col cartone. Poi, vabbè, qua c'è un mini contest di, sembrerebbe Pikachu, dei Pokémon disegnati male, sinceramente. Mentre nell'altra parte che ho saltato c'è tutta la spiegazione dei rossetti con i fiori, e a me è capitato questo, quindi è proprio con la camomilla, avevo ragione.
cioè si vede che vengo da una famiglia, soprattutto da mia mamma e mia nonna, che amano i fiori, il giardino, e quindi mi hanno trasmesso un po' di conoscenza dei fiori. Non che io sia un pollice verde, però riesco a riconoscere, per fortuna, molte tipologie di fiori. Ecco, se avessi trovato quello alla rosa avrei un po' sbroccato, perché a me non piace la rosa né per la profumazione né tantomeno proprio come fiore, non è che mi piaccia tantissimo. E arriviamo finalmente alla parte che penso attiri più persone, cioè che diamine avranno ideato questi per l'oroscopo nel mese di settembre. Ok, hanno praticamente fatto l'abbinamento dei fiori ai segni zodiacali. Questa è un po' la panoramica di tutti i fiori e andiamo a leggerli insieme. Ariete, honeysuckle. Non so che cosa voglia dire in inglese, cioè dall'italiano, questo fiore. Bene. Taurus poppy, quindi il papavero. Ah, questo lo so perché lo si vede anche, però gli altri, boh, non so, non riesco neanche a capire proprio che fiore sia. Quindi, quello che ho detto prima già si va a far benedire. Gemini, lavanda, vabbè, lavanda, si capisce, chiaro e tondo. Cancer, white rose, quindi rosa bianca. Leo, leone, lo diciamo in italiano, mio segno zodiacale. Sunflower, ovviamente girasole, ma ogni volta so che questo fiore viene paragonato, assegnato al mio segno, quindi non mi stupisco neanche più di tanto. Virgo, un buttercup. Sono ignorante sui termini dei fiori in inglese. Che viva! Che figura di M che sto facendo. Libra, rose. Il mio ascendente, la rosa. Non mi piace la rosa, la odio. Non mi piace per niente. Punto. Scorpio, geranio. Gerani, si capisce. Sagittarius, Cornation, penso siano le ortensie, perché io queste le ho fuori in giardino come siepi, e quindi mi ricorda molto l'ortensia. Sì. Capricorno, Pensi, e come si chiamano? I Pansè? Comunque vi metterò la traduzione in sovrappressione, così tolgo proprio ogni dubbio, taglio la testa al toro e imparo anche dei termini, perché ogni volta che faccio delle traduzioni imparo dei termini nuovi. Acquario, orchid, quindi l'orchidea, e pesci, il water lily, quindi la ninfea. Ok, perché stavo dicendo la lilla acquatica, ma non esiste, quindi questa è un po' la panoramica di tutti i fiori, in modo che, boh, se ho sbagliato qualcosa lo avete visto anche voi. E basta, non ho nient'altro, mi sono dimenticata di dirvi invece il nome della box di questo mese, che si chiama Blossoming Beauty, Blossoming probabilmente, Blossoming Beauty, volume 32, settembre 2019. E con questo è quanto, ho finito l'unboxing di questo mese di settembre, che è stato un pochino più deludente dato che le ultime due box mi erano piaciute veramente tanto, due o tre diciamo. Per fortuna niente creme mani, niente creme corpo, anche se le creme corpo almeno una sono riuscita a terminarla. E aspettiamoci quella di ottobre, che per mail già No Makeup No Life mi ha avvisato che è stata preparata e anche spedita. Quindi credo che avendo ricevuto proprio in questa settimana la mail, credo di riceverla, se non a fine settembre, nelle prime due settimane di ottobre, in modo da essere anche giusta con la programmazione del video nel mese in questione della box. Fatemi sapere se vi è piaciuta, ovviamente tutte le domande tecniche, se volete rifarmele, fatemele pure. Io nei video ho sempre specificato che non ho mai avuto problemi di dogana, costa sui 32-33 euro se prendete la box singola. Io ho fatto l'abbonamento annuale, quindi all'incirca sono andata a spendere 31,50 euro per box. Il pagamento avviene in un'unica manche, quindi non avete ogni mese lo scalo del prezzo della box, come l'ho detto, del prezzo della box, ma vi scala tutto subito. Quindi se avete delle disponibilità economiche va bene, altrimenti io magari vi consiglierei o solo 6 mesi o solo l'abbonamento di un'unica box, per capire un po' che cosa potreste trovare all'interno. Quello che mi rammarica è che ancora non ho visto nessuna maschera per il viso di Sailor Moon, niente dei Pokémon, insomma sono delle icone soprattutto giapponesi,
perché non metterle? Ecco, quindi spererei, magari entro la fine del lavoramento, di ricevere qualcosa in questione. Con questo vi ringrazio per aver dedicato i vostri soliti 20-25 minuti del tempo a sentire la sottoscritta. Un bacione, al prossimo video!